Bentornati su Metro Napoli Web TV, continuiamo la serie di interviste sulla città metropolitana. Abbiamo oggi il consigliere Cilenti che ci viene, insomma, a trovare dopo un lungo periodo. Noi abbiamo fatto tempo fa un bel servizio sui rifiuti, poi magari una domanda dopo gliela faccio su questo. Insomma, Assolutamente. ecco. Rispetto a questo progetto di città metropolitana su cui abbiamo ascoltato i più diversi pareri, ci sta una posizione che dice una grande riforma istituzionale, qualcuno dice in realtà è un gran pasticcio. Ecco, lei da esperto di fatto del settore, perché da tanti anni fa il consigliere provinciale, come la vede questa riforma che il suo partito appoggia, tra l'altro il PD? Il PD a livello nazionale l'appoggia, però bisogna dire che più che di riorganizzazione e di creazione della città metropolitana si tratta di una riorganizzazione degli enti locali. Devo dire che la riforma, così come viene presentata in questo momento al Senato, è assolutamente inadeguata. Viene meno ai principi essenziali dell'idea di riforma. Tant'è che per andare subito nel concreto, ma per fare anche un'operazione di verità seria, noi passiamo dall'articolo 114 della Costituzione, che prevedeva l'organizzazione dello Stato attraverso comuni, province, città metropolitane, comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, a ben otto organizzazioni diverse: comuni, Unione dei Comuni, Unione dei Comuni Montani, Comunità Montane, Città Metropolitane, Province, Regione e Stato. Questo è quello che propone il disegno di legge adesso in discussione al Senato. Quindi avremo di fatto una complicazione nell'organizzazione della struttura dello Stato. Quindi ho l'impressione che non metterà pace, ma metterà soltanto ulteriore confusione tra i vari organi dello Stato. Ecco, lei ha fatto il consigliere provinciale per tanti anni, ha avuto anche un'esperienza sul territorio molto importante presso il Assolutamente. Comune. I cittadini guardano però a questa riforma come una cosa importante perché si risparmia. Cioè, noi abbiamo però ascoltato qualcuno che ci dice che le riforme non si fanno risparmiando, ma abbiamo ascoltato anche la Corte dei Conti che dice che in realtà questa riforma non Assolutamente. porterebbe risparmio. Ecco, sostanzialmente, cioè, rispetto a questo aspetto, cioè, lei ritiene che effettivamente si possa fare una riforma solo per risparmiare? Allora, sicuramente, vista la sua domanda, io non sono convinto dell'idea che l'idea della riforma debba andare soltanto nel senso del risparmio. Ma è evidente che viene proposta così ai cittadini, e questa è la vera menzogna che gira intorno alla riforma delle autonomie locali. Perché è una menzogna? Premesso che la provincia, e questi non sono dati che porto io, ma insomma sono dati messi a disposizione dal coordinamento della finanza pubblica, costa mediamente per il funzionamento degli organi istituzionali la provincia 1,8 € per cittadino italiano. Mentre invece il Parlamento costa 7,4 € per ogni cittadino, le regioni 14,2 € e i comuni 9,4 €. Ma tra Cioè, si l'altro, inizia proprio da quelli che costano meno, insomma. da quelli che costano meno, io capisco che in questo periodo di grave crisi, di seria crisi del nostro paese, dove la gente non arriva al 10 del mese, dove ci sono persone che perdono il posto di lavoro, la politica intende dare un risultato subito, ma la mia preoccupazione, in quanto persona, come dire, attenta, che ha vissuto le istituzioni, che ha vissuto un periodo di democrazia vera, si possa trasformare in un boomerang molto più oneroso per le tasche dei cittadini e contemporaneamente comporti maggiore confusione. Perché? Chiudo, giusto per dare un ulteriore dato, perché secondo me questo è fondamentale. Le province, da quando quando lo Stato ha iniziato a prevedere minori risorse, invitando gli enti a risparmiare, le province italiane sono state quelle che hanno risparmiato di più. Meno 13% nel triennio 2011-2013. I comuni nel triennio 2011-2013 hanno risparmiato l'1,19%. Questi sono dati inconfutabili. Attenzione, io non sono dell'idea che si debba, cioè, spostare l'obiettivo sui comuni. Assolutamente no. Quando noi chiudiamo un ente, impoveriamo l'offerta dei servizi, perché
per la cittadinanza amministrata. Non è che risparmiamo, chiudiamo una cassa e finita certo, lì, certo. Quando poi il vero risparmio, questo ce lo possiamo dire, sono negli enti collegati allo Stato, in senso lato, dallo Stato alle regioni, dove vengono trasferite funzioni di questi organi che non vengono svolte tra l'altro bene. Pensate che abbiamo ancora attivo, ed è stato finanziato con l'ultimo 1000 proroghe, ancora lo Stretto di Messina, la società dello Stretto di Messina. Ora, è evidente che c'è un po' di demagogia su questa vicenda della chiudiamo le province, togliamo questo. Questo va bene per le bocche buone, ma perfetto. Per chi è un po' addentrato, insomma, beh, lascia un attimo di diciamo meraviglia. Che ci sono ancora dei margini, noi ce l'auguriamo. Però le devo fare un'altra domanda sulla città metropolitana in particolare. Tra le tante riforme, tra le tante novità che porterebbe questo disegno di legge Delrio, c'è questa sulla città metropolitana e una strana modalità di eliminazione del personale politico eletto, sostituendolo con del personale politico nominato, e tra l'altro questo prevede addirittura che il sindaco della città capoluogo diventa di fatto sindaco della città metropolitana fino al 2017 sostanzialmente. Il suo partito non è molto lontano dalla giunta De Magistris con alti e bassi e così via, però nel nostro caso specifico voi come vedete questa nomina del sindaco De Magistris a sindaco della città metropolitana d'ufficio? Mi ha dato uno spunto. Allora, l'idea che la provincia o la città metropolitana diventi ente di secondo livello è una cosa che fa cazzotti con la democrazia. Ma fa cazzotti soprattutto con un'altra, come dire, un leitmotiv molto presente negli ultimi anni. Quello della rappresentanza, cooptata. E soprattutto fa cazzotti con l'idea che ognuno deve poter svolgere un ruolo nelle istituzioni. Allora, con questo sistema, per capirci, con questo sistema, gli eletti non saranno più tali, perché verranno scelti nei consigli comunali. E in più, tu dai due compiti ad una stessa persona, che svolgeranno magari la funzione di consigliere della città metropolitana e consigliere di un comune dell'Interland, in questo caso napoletano, o della città di Napoli. Quindi andremo a sovrapporre due funzioni alla faccia di chi ha sempre pensato che il doppio incarico non debba funzionare. Noi lo stabiliamo per legge adesso. Certo. E in più sulla città e sul capo della città metropolitana, sul presidente della città metropolitana, se e quando vedrà la luce questa riforma, insomma ci sarebbe molto da dire. Ci sarebbe molto da dire, non nella persona in questo caso, parlando della città metropolitana di Napoli, anche se lei sa insomma che vari tentativi si stanno compiendo per evitare che si costruisca una cosa che non ha un senso. Noi abbiamo una città metropolitana di Napoli formata da 1 milione di abitanti della città di Napoli e 2 milioni nella provincia. Ora sembrerebbe quantomeno strano affidare... Come dice lei, sarebbe quasi un terzo, in realtà è meno di un terzo. È meno di un terzo. Parla di 900.000 su 2.000. Insomma, questi sono dati quelli ufficiali, quelli ufficiosi, che mai sono più concreti. Che rispondono di più alla verità. Addirittura meno di un terzo. Insomma, sarebbe uno schiaffo per gli amministratori della provincia di Napoli, perché sono insomma capi, sindaci di città con 150-100.000 abitanti. E poi sappiamo che la complessità dell'amministrazione in provincia della città di Napoli è spesso molto più difficile da portare avanti rispetto a, ad avere un territorio definito che certo. viene amministrato con qualche, forse da noi con qualche difficoltà, ma andrebbe amministrato con maggiore facilità visto che ha una stratificazione oramai centenaria. Io chiuderei su questa parte della città metropolitana, però io la domanda gliela devo fare rispetto alla precedente occasione che ci siamo incontrati. Sì, noi abbiamo fatto un giro per Ponticelli, si ricorderà, sulle strade dei rifiuti, su quella situazione. Com'è la situazione oggi, a quasi un anno e mezzo da quell'intervista? A quasi 2 anni quasi da quell'intervista. Guarda, siamo fortunati, devo dire. Siamo fortunati perché è una cosa degli ultimi giorni. Degli ultimi giorni, nel mese di dicembre e gennaio, che c'è stato su insistenza, perché noi andammo a incrociare in modo particolare a Ponticelli le strade limitrofe all'Ospedale del Mare. Ora, voi sapete che l'Ospedale del Mare, che per me è una grande opportunità di riassetto dell'ospedalità nell'intera regione Campania,
ha riniziato i propri lavori e quindi ha preteso ed ha ottenuto dal Comune di Napoli la bonifica di quelle strade. Però per 2 anni siamo rimasti così come eravamo, nonostante ci fossero state sovrapposizioni di interviste, la mia e di qualcun altro, in questo caso lo sindaco di Napoli, che invece diceva che questa opera non... Ci auguriamo che tra 2 anni non siamo puntati a capo, perché è il controllo. Purtroppo, l'abbiamo detto l'altra volta, il controllo diventa fondamentale, i cittadini devono recuperare il loro spazio, anche di educazione, perché non si può immaginare che ci sia sempre... pantalone che paga. Le amministrazioni pubbliche, lo dicevamo poc'anzi, vivono la loro difficoltà seria, finanziaria seria, per cui non si possono immaginare in continuazione bonifiche. Un po' di senso civico, un po' di senso di appartenenza e soprattutto controllo anche affidato a noi stessi. I vigili urbani funzionano, la pubblica sicurezza funziona, basta segnalare per individuare chi, i malintenzionati, hanno intenzione di rovinare il nostro bel territorio. La ringrazio.